A me di Dario Argento piace soprattutto il fatto che non è mai sceso a compromessi. E questa locandina è interessante perché contiene appunto l'errore. C'è scritto Susperia al posto di Suspiria. Do you like Hitchcock e Jennifer? Ah, questo è pirata. È un illegale sicuramente. Questo ebbi modo di farglielo vedere a Dario Argento, c'era anche Claudio Argento sul set della Terza Madre e mi disse: è un imbroglio, un imbroglio, ridendo naturalmente. Suspiria per il 25enne del film, una bella pubblicazione americana. Questi per esempio sono i tre libri degli anni 70. Questo è il primo in assoluto, su quattro mosche di veluto grigio. Il gatto a 9 code. Questo è per esempio del gatto. Che contesto li hai conosciuti? Io i Goblin li ho conosciuti nel 1981 quando ho visto per la prima volta Profondo Rosso in televisione. Questo è l'album che preferisco in assoluto più dei Goblin. L'altro disco invece che è stato fatto con Dario Argento è stato Suspiria e questa è l'unica copia di Tenebre in italiano che esiste perché è stato stampato all'estero Tenebre e non in Italia. Suspiria turco. Particolare più che altro non perché la copertina ma per il vinile perché ha il buco piccolo come i 33 giri. Nel 1978 Claudio Simonetti ha cominciato a produrre disco music anni 70, si arrivava verso la febbre del sabato sera, quindi la musica è molto cambiata e quindi ha dovuto cambiare molto genere. La mia copia di Roller è autografata interamente dai Goblin, sia interno che esterno. La copertina è uguale all'originale, ma ci sono due particolarità. Il vinile è colorato con macchie rosse, anche qui adesso questo è stato autografato da Claudio Simonetti con dedica.